La giornata è stata celebrata anche a Matera con un progetto rivolto ai più piccoli denominato L'acqua fa scuola. Ce ne parla Teresa Fabbricatore. Piccole guide crescono sulla via dell'acqua. Sono gli alunni dell'Istituto Comprensivo Minozzi di Matera. Esperti di sotterranei e cisterne accompagnano i turisti e coetanei di altre scuole in un tour acquatico nel ventre della città dei Sassi. Le cisterne servivano per raccogliere l'acqua piovana. Sono di vari tipi, ci sono a gocce e a tetto e noi le abbiamo viste tutte e due. Nella giornata mondiale dell'acqua 65 alunni portano l'oro blu a scuola con tanto di logo. La parte di sotto rappresenta una cisterna perché noi stiamo studiando i sistemi di raccolta delle acque. Poi c'è un libro aperto perché noi definiamo Matera un libro a cielo aperto perché ci fornisce tante informazioni. Poi appunto sopra il libro c'è lo skyline dei Sassi di Matera e tutto questo è racchiuso in una goccia perché il nostro progetto è sull'acqua. Un progetto tra approfondimenti storici e gioco dell'oca delle buone pratiche. Quando ci laviamo i denti non si lascia il rubinetto aperto. E anche che non bisogna tirare sempre lo sciacquone. Tu la sprechi l'acqua, stai attento. Tutte e due un poco. Che vuol dire tutte e due? Un po' la spreco, un poco sta attento. Quando laviamo la frutta, l'acqua dobbiamo usarla per annaffiare le piante. Un progetto, L'acqua fa scuola, tra i 5 selezionati, unico del Sud, per il progetto nazionale La didattica del fare della Fondazione Amiotti. E questa è solo una prima parte. La seconda parte del progetto? La seconda parte dal sogno al progetto. Lo scopo è quello di attrezzare questo spazio, uno spazio del monastero di Santa Lucia, per rendere visibile ai turisti, alle scolaresche, a tutti, l'unicità di questa città.